Allora, abbiamo quindi visto la definizione di funzione, la definizione di immagine di un elemento e la definizione di immagine di un sottoinsieme di x o anche di tutto x. Adesso vogliamo introdurre un altro concetto molto semplice, che è quello di controimmagine. Allora, io stavolta prendo y appartenente al codominio e dico, si dice controimmagine di y, si scrive f-1 di y, l'insieme degli x appartenenti a x tali che f di x sia uguale a y. Qual è la differenza tra immagine di un elemento x uguale f di x e controimmagine di un elemento? La differenza è enorme, perché l'immagine è unica, la controimmagine quanti sono? Non lo so, può essere vuoto questo insieme. Allora, chi è la controimmagine di questo? L'insieme vuoto. Chi è la controimmagine di questo? Questo. Chi è la controimmagine di questo? È un insieme fatto da questi due. Quindi questo qua, la controimmagine non è un punto, è un insieme che può essere vuoto, fatto da un elemento, fatto da più elementi. Questo è contenuto in x, però non sappiamo, potrebbe anche essere tutto x, cioè se tutti gli elementi x sparano solo su y, allora la controimmagine di x è di y è tutto insieme x. Quando, se io avessi, per esempio, facciamo così, modifichiamo questa funzione, in questo caso che succede? Che tutti gli elementi di x colpiscono attraverso f, l'immagine è sempre la stessa. Allora quando vado a fare f-1 di y, no? Se y è uno degli altri elementi, le controimmagini mi verrà l'insieme vuoto. Quando vado a fare le controimmagini di questo, mi verrà tutto l'insieme. Sapete come si chiama questa funzione? Costante, che è la funzione che colpisce, si chiama costante perché quando faremo da R in R è quella che ha per grafico una retta orizzontale, poi vedremo perché. Ok, adesso se io prendo F contenuto in Y, no? La controimmagine, non lo chiamiamo F, mi piace meglio chiamarlo G, la controimmagine di G è uguale all'insieme degli x appartenenti a x tali che f di x, che ci devo scrivere? Appartiene a G, e questo è contenuto in x. Quindi posso fare la controimmagine di un elemento, la controimmagine di un insieme, ma in ogni caso mi verrà un sottoinsieme di x. Allora, noi per quanto riguarda gli insiemi
abbiamo introdotto gli insiemi, siamo andati a, almeno abbiamo introdotto il concetto di unione e di intersezione di un insieme. Andiamo a vedere che cosa succede per quanto riguarda le immagini e le controimmagini di due insiemi. Quindi, per esempio, prendiamo due sottoinsiemi di Y. Allora, andiamo a fare la controimmagine dell'unione, che è, questo è l'insieme degli x appartenenti a x, tali che f di x appartiene all'unione. A dire che appartiene all'unione vuol dire che f di x appartiene a G1 oppure f di x appartiene a G2. E quindi questo chi è? Questo è l'insieme degli x tali che f di x appartiene a G1, oppure a livello di insieme corrisponde a fare l'unione, unione, l'insieme degli x tali che f di x appartiene a G2. E quindi questo chi è? È la controimmagine di G1 unione la controimmagine di G2. Quindi abbiamo scoperto che la controimmagine dell'unione è l'unione delle controimmagini. Questa spiegazione qua, solo questa la cancello, perché non mi serve la riga sotto. Andiamo a vedere se vado a fare la controimmagine dell'intersezione. Sarebbe De Morgan questo? No, non è De Morgan. De Morgan, se ti ricordi, riguardava il complementare. Il complementare dell'unione era l'intersezione dei complementari. Anche, poi vedremo anche come si comportano l'immagine e le controimmagini rispetto alla legge De Morgan, ma quello lo vediamo dopo. Qua abbiamo visto che si dice la controimmagine rispetto all'unione, nel senso che la controimmagine dell'unione è l'unione delle controimmagini. Andiamo a vedere per l'intersezione. Stavolta devo scrivere tali che f di x appartiene a g1 intersecato g2. Ma qui dentro dire appartiene a G1 intersecato G2, che vuol dire? Vuol dire che f di x appartiene a G1 e contemporaneamente f di x appartiene a G2. Ma tutto cosa vuol dire? Quindi cosa devo fare? Devo prendere gli x che stanno nella controimmagine di G1 e stavolta questo insieme qua mi dice che f di x appartiene a G1. Siccome deve appartenere anche a G2, stavolta non devo fare l'unione ma devo fare l'intersezione. Quindi devo fare l'intersezione con l'insieme di x tali che f di x appartiene a G2. Cioè devo fare la controimmagine di G1 intersecato la controimmagine. Quindi si usa dire che la controimmagine rispetta l'unione e l'intersezione, cioè la controimmagine dell'unione è l'unione delle controimmagini, la controimmagine dell'intersezione è l'intersezione delle controimmagini. Andiamo a vedere adesso invece l'immagine diretta, cioè l'immagine. Stavolta, se voglio andare a vedere l'immagine, fatemi cancellare qui lo schema della funzione che ormai non mi serve più. Ok,
adesso stavolta ai miei insieme li chiamo Egon 1 contenuto in X ed Egon 2 pure contenuto in X. Andiamo a fare l'immagine dell'unione. Questo è uguale all'insieme degli F di X, tali che X appartiene ad Egon 1 unito Egon 2. Quindi questo che contiene, o io dico che questo è uguale all'insieme degli F di X, tali che X appartiene ad Egon 1, unito all'insieme degli F di X, tali che X appartiene ad Egon 1. Quindi è uguale a F di Egon 1 unito F di Egon 1. Allora, per capire questo è meglio ragionare nel senso della doppia inclusione, cioè io ho un insieme di qua e quest'altro insieme di qua. Poi che questo sia questo è ovvio, per definizione questo è uguale a questo, per definizione questo è uguale a questo. Quindi per vedere che questi due insiemi sono uguali basta vedere che quello di sinistra contiene quello di destra e che quello di destra contiene quello di sinistra. Allora, questo è un insieme più grande di Egon 1, quindi l'immagine di questo contiene questo, poi l'immagine di questo contiene anche questa, siccome contiene sia questo che questo contiene anche la loro unione. Viceversa, prendiamo un elemento che sta in questo insieme. Allora X sta in Egon 1 oppure in Egon 2? Se sta in Egon 1 F di X sta qua, se sta in Egon 2 F di X sta qua. Quindi in ognuno dei due casi un elemento di questo insieme e anche elemento di uno di questi due insiemi e quindi elemento della loro, quindi anche l'insieme di sinistra è contenuto nell'insieme di destra. Siccome vale la doppia inclusione quei due insiemi sono uguali. Andiamo a vedere invece per l'intersezione. Andiamo a vedere F di Egon 1 intersecato Egon 2. Questo è l'immagine degli elementi che stanno nella intersezione. Allora io so che questo è sicuramente contenuto in F di X tali che X appartiene al Egon 1, intersecato F di X tali che X appartiene al Egon 2, che è uguale all'intersezione delle immagini. Fate attenzione perché qua non c'è l'uguale. Allora, ragioniamo. L'immagine dell'intersezione deve essere l'immagine dei punti che stanno nell'intersezione di Egon 1 e di Egon 2. Quindi sicuramente se X sta in Egon 1, se sta in Egon 1 intersecato Egon 2 sta in Egon 1, quindi questo insieme è contenuto di questo insieme. Questo insieme è contenuto di quest'altro insieme ed è sicuramente contenuto nella loro intersezione. Però cosa può succedere? Adesso se voglio provare la disuguaglianza opposta, andiamo a prendere F di X che sta sia qua che qua. F di X è un bersaglio colpito. Allora, ammettiamo che Egon 1 in questo momento nel Mediterraneo ci sono navi francesi e navi russe. Se queste navi lanciano un attacco su un obiettivo,
A, e poi ci sono navi nell'intersezione. Qui all'intersezione navi che sono sotto un comando congiunto, quindi ci stanno le navi solo francesi, le navi solo americane, sbagliato, francesi e russi è difficile che vadano d'accordo, navi solo americane e navi sotto un comando congiunto franco-americano, ok? Una nave a bandiera NATO, ok? Quindi ci saranno le intersezioni, chi saranno? Le navi, quella là, bandiera NATO. Allora qua andiamo a prendere un bersaglio che è stato colpito da una nave francese o NATO. Qua so che il bersaglio è stato colpito da una nave americana o NATO. Posso dire che è stato colpito da una nave NATO? No, perché magari è stato lo stesso bersaglio, è stato colpito da una nave francese, da una nave americana, ma non da una nave che aveva il comando congiunto. Adesso faremo un esempio più preciso. Prendiamo X. Prendiamo tre punti qua. Allora, questo è con 1 e questa è con 2. Questa è l'intersezione, questo punto qua è l'intersezione. Adesso andiamo a vedere in Y. Allora facciamo chi è F di E con 1? Sono questi due punti qua. E questi due punti qua, uno è colpito da questo, uno è colpito da questo. Chi è F di E con 2? Gli stessi due punti. Allora, qui i punti li chiamiamo A, B, C, D. Allora, F di E con 1 è uguale ad A, B, che è uguale a F di E con 2, che quindi è uguale alla loro intersezione. F di E con 1 intersecato a F di E con 2. Se i due insiemi sono uguali, quando arrivate a intersecare è la stessa cosa. Se invece vado a fare F dell'intersezione, chi era l'intersezione? Era questo solo punto qua. Quindi F dell'intersezione è solo il punto A. Allora, chiamiamolo con lettere minuscole perché così non voglio, se no me li confondete con gli insiemi. Questi sono A, B e questo è il solo punto A. Quindi come vedete l'intersezione, l'immagine dell'intersezione non è necessariamente uguale alla intersezione delle immagini, ma è contenuta. Quindi vale solo questa inclusione. Poi vedremo dei casi concreti. Adesso, quindi, da questo si ricava anche, da quello che abbiamo appena detto, si ricava anche che la controimmagine del complementare, lo scrivo qua sotto, la controimmagine del complementare è allora è il complementare della controimmagine. In questo insieme chi ci sono? Tutti scusate, la controimmagine del complementare, qua il complementare della controimmagine.
In questo insieme chi ci sono? Tutti gli elementi di X che quando sparo non colpiscono l'elemento di G. Quindi cosa colpiranno? Un elemento che non sta in G. Quindi coincide con la contro immagine. Invece l'immagine del complementare non è affatto detto che sia come con l'immagine diretta, non male. Per esempio, questi, se io prendo E con 1 colpisce questi due punti. Se prendo il complementare di E con 1 e questo punto qua che non va sul complementare, colpisce lo stesso bersaglio. Quindi attenzione che la controimmagine rispetta tutto quello che potete immaginare, cioè che potete pensare, cioè rispetta l'unione, rispetta l'intersezione, rispetta il complementare. La controimmagine dell'unione è l'unione delle controimmagini, la controimmagine dell'intersezione è l'intersezione delle controimmagini, la controimmagine del complementare è il complementare della controimmagine. Invece la immagine diretta rispetta solo l'unione, l'immagine dell'unione è l'unione delle immagini. Cioè, se vogliamo riassumere, l'immagine è un concetto più semplice, perché l'immagine di un punto è un punto, l'immagine di insieme è un insieme che sono tutti i bersagli colpiti dagli elementi dietro. La controimmagine è un concetto leggermente più delicato, perché è in ogni caso un insieme, anche la controimmagine di un punto è un insieme, insieme vuoto, un punto, più punti, a seconda di quanti lo colpivano. Però la controimmagine si comporta meglio, cioè rispetta l'unione, rispetta l'intersezione, rispetta il complementare. Invece l'immagine diretta rispetta solo l'unione. Poi abbiamo che l'immagine dell'intersezione è contenuta nell'intersezione delle immagini. E poi basta. Poi non conviene scrivere altro, perché tutto il resto può essere ricavato da quello che abbiamo detto adesso. Ok, queste cose è meglio fissarle subito. Fatevi un po' di esempi, altri esempi li potremo fare appena parliamo, adesso cominceremo a fare qualche grafico di funzione, per esempio il grafico della funzione x e il grafico della funzione x quadro, quelli si possono fare facilmente. Però prima di fare quei grafici dobbiamo andare a introdurre altri due concetti: il concetto di funzione iniettiva e il concetto di funzione suriettiva. Se per definizione per ogni y appartenente a y esiste x appartenente a x tale che f di x è uguale a y. Alternativamente si può anche dire f a meno 1 di y è diverso dal vuoto per ogni y appartenente. Che sto dicendo? Vediamo. Traducetelo nel linguaggio dei bersagli ogni bersaglio deve essere colpito. Quindi la funzione che avevamo disegnato all'inizio non era suriettiva, perché c'erano bersagli non colpiti.
sto dicendo, per ogni bersaglio esiste un arciere che lo colpisce, qualcuno che spara che lo colpisce. Quindi la controimmagine di ogni elemento deve essere non vuota. La controimmagine è il numero di arcieri che lo colpisce, cioè è l'insieme degli arcieri che lo colpisce. Quindi se quella controimmagine non è mai vuota, vuol dire che tutti i bersagli sono stati. Allora, suriettiva in toscana si dice suggettiva. È la stessa cosa. Definizione: f da x in y si dice iniettiva se e solo se per definizione x1 diverso da x2, x1 e x2 sono elementi di x, vuol dire, implica che f di x1 deve essere diverso da f di x2. Un altro modo di scrivere questo è che se f di x1 è uguale a f equivalentemente, allora x1 è uguale a x2. Oh, se sono diversi l'immagine è diversa, e se l'immagine è uguale allora erano uguali. È ovvio che è la stessa cosa. Non è... Sono due affermazioni equivalenti. Però per essere iniettiva deve essere diversa. O così è iniettiva. È la stessa cosa. Dire che se le immagini sono uguali, gli arcieri sono, che l'hanno colpito sono lo stesso, vuol dire che arcieri diversi colpiscono bersagli diversi. Quindi o lo scrivo così o lo scrivo come, è la stessa cosa. Sono due modi di... Ve l'ho sempre detto, l'abbiamo detto all'inizio dell'anno, A implica B è equivalente a non B implica non A. Questo adesso lasciamo perdere le funzioni iniettive, pensate come logica. Allora, nei gironi di Champions non ci può stare la squadra, due squadre della stessa nazionalità. Allora, se prendo, che ne so, l'Inter e la Juventus sono diverse, devono stare in gironi. Allora, se dico A, la squadra del girone G ha perso a Madrid, poi dico la squadra del girone G ha vinto con Vittoria Pilsen, sembra la Roma, perché nel girone G ci può stare una sola squadra italiana, Allora mettiamo che sapevo che nel girone G ci stava una squadra italiana, stava almeno una squadra italiana, dico la squadra, una squadra italiana del girone G ha fatto questo, una squadra italiana del girone G ha fatto quest'altro, la squadra è la stessa, perché abbiamo detto che squadre diverse stavano in gironi diversi, quindi se stanno nello stesso girone è la stessa squadra, è la stessa cosa. Arcieri diversi colpiscono bersagli diversi, oppure se un bersaglio è colpito da due arcieri, in realtà l'arciere era lo stesso, era un solo arciere. Quindi cosa dicono queste due? Un altro modo di dirlo, ovviamente in toscana si chiamerà ingettiva.
Allora, cosa dicono queste due proprietà? Su riattiva mi dice che ogni bersaglio viene colpito da almeno un arciere. Ogni bersaglio viene colpito da qualcuno. Poi se sono uno, 201, infiniti, quello che è, non mi interessa. Ogni bersaglio viene colpito da... esiste almeno uno. Qua invece ogni bersaglio viene colpito da al massimo un arciere, perché non possono essere due, perché se erano due erano uguali. Ci possono essere in questo caso dei bersagli che non vengono colpiti? Sì, perché quello non gli importa, gli importa di sapere soltanto che arcieri distinti colpiscono bersagli distinti. Non gli importa di sapere. Quindi questa qui mi dice che c'è almeno un bersaglio, un arciere che colpisce ogni bersaglio. Questa mi dice che c'è al massimo un arciere che colpisce un bersaglio. Per ogni bersaglio c'è al massimo un arciere colpito. La prima almeno, la seconda al massimo. Se le metto insieme, ogni bersaglio sarà colpito da esattamente un arciere. Quindi lo scriviamo qua. Lo scriviamo qua. Lo scrivo in maniera sintetica. Iniettiva più suriettiva uguale biunivoca. Cioè una funzione si dice biunivoca se e solo se è contemporaneamente iniettiva e suriettiva. Anzi, qua fatemi scrivere e se e solo se per definizione, così almeno è scritto formalmente in maniera corretta, se no poi dopo mi andate a dire che la somma di due parole non si può fare. Capito? Iniettiva e suriettiva se e solo se per definizione biunivoca. O biunivoca si dice anche biiettiva o anche bigettiva, l'ultima ovviamente in Toscana. Ora, perché ci interessa particolarmente questo caso? Allora, che caso è? Allora, qui ho ogni arciere un bersaglio. Arcieri diversi colpiscono bersagli diversi. Non ci sono bersagli non colpiti, perché se ci fossero bersagli non colpiti non sarebbe suriettiva. Non ci possono essere bersagli colpiti da più di una freccia, perché altrimenti non sarebbe iniettiva. Ogni bersaglio viene colpito esattamente da una freccia. Cosa posso fare? Allora, immaginate di avere dei bersagli dinamici, intelligenti. Una volta avevano proposto di fare sui muri, mettere una vernice particolare che se quella andava a spruzzare o a fare qualcosa, per quella gli rimbalzava addosso. Così dice, quelli vanno a sporcare il muro, si sporcano loro, capiscono che non gli conviene. Poi per qualche motivo non se ne è fatto più. Allora, immaginate che il bersaglio reagisca. Quindi, questi erano i missili che volevano distruggere la nazione X. Ma questa risponde.
chiaro? Qua posso rispondere. Allora, se negli altri casi potrei avere dei problemi, per quale motivo? Perché supponiamo che la funzione deve avere ogni arciere deve lanciare una sola freccia. Quindi se qua ci fossero degli arcieri non colpiti e questi, anche se voglio fare una funzione, non posso dire che stanno rispondendo a qualcuno, perché non erano fatti colpire da nessuno. Viceversa, se c'era un bersaglio colpito da due arcieri, questo quando va a rispondere, a chi risponde? O al primo o al secondo. Quindi in nessun caso è identificato, cioè nel primo caso questo che non era colpito poteva sparare dove gli pareva. Nel secondo caso, anche se questo ha una scelta preferenziale, se viene colpito da due arcieri, però avendo una sola freccia ne può colpire solo uno. Quindi in ambedue i casi ho dei problemi a definire esattamente a chi rispondere. Nel primo caso perché non so chi scegliere, nel secondo caso perché ho delle scelte ma sono più di uno. Ok? Quindi possiamo dare la definizione di funzione immersa. Diamo questa e poi facciamo. Allora, sia f da x in y di univoca allora si dice funzione immersa di f che si indica, che si scrive f a meno 1 che andrà da x, da y a valore in x, cioè praticamente questa scambia il dominio e il codominio, l'unica, la funzione definita da f a meno 1 di x fa x se e solo se f di x fa y. Allora, per poter definire questa cosa ci vuole che y sia colpito, perché se non viene colpito come faccio a trovare x? Come dice, quello a te non danno colpito nessuno. Allora, mettiamo che diciamo uno vi dia uno schiaffo. Se siete evangelici, magari porgete l'altra guancia, ma magari non lo siete e vi date uno schiaffo indietro. Però sicuramente se nessuno te l'ha dato lo schiaffo, perché lo devi ridare? Chi lo devi ridare? Cioè, è arbitrario. Invece, se te l'hanno dato in tre e tu una mano c'hai, non è che puoi colpirli tutti e tre. Quindi, se però ogni arciere colpisce un unico bersaglio e tutti i bersagli vengono colpiti, e se questi decidono di reagire, ognuno reagisce esattamente contro chi l'ha colpito. Questa è la funzione immersa. F meno di x uguale x se solo se f di x uguale x. Vale, questo se solo se può valere con il presupposto che siamo partiti dalla funzione binivoca. Se la funzione non è binivoca non ci può essere questo. È chiaro? Ok. Volevo dire un'altra cosa. Vabbè,
basta così, basta.